La stagione della pallavolo di Serie A si è ufficialmente chiusa con la vittoria dello scudetto da parte di Busto Arsizio nella lunga finale contro Villa Cortese. E per la Norda Foppa Pedretti si sono anche ufficialmente chiusi gli impegni di squadra. Il rompete le righe ha concesso così alle ragazze di dare il via ad una lunga primavera ed estate di riposo, ma non per le azzurre, già pronte ad allenarsi agli ordini di coach Barbolini. Primo appuntamento il Grand Prix a giugno in Cina. A livello fisico, la prima che metterei sono sicuramente gli Stati Uniti, che hanno delle risorse incredibili, sono veramente dei giocatori straordinari. Dal punto di vista tattico-tecnico metterei il Brasile, perché è una squadra fortissima che gioca su livelli stratosferici da un sacco di tempo. Però poi c'è la Serbia, la Cina, comunque una Germania che sta facendo bene. Ci sono tante squadre forti. Io credo che l'Italia abbia grandi possibilità per fare bene e per fare benissimo. Poi sarà la volta delle Olimpiadi di Londra. Durante tutto l'anno ho cercato di pensarci il meno possibile, perché il sogno olimpico è un sogno che ti toglie tante energie. Quindi adesso mi fa strano tornare a pensarci. Sarebbe la mia prima esperienza, sarebbe perché nel mio ruolo veramente c'è tanta competizione, quindi il primo obiettivo sarà andarci. Ma dopo l'allarme lanciato dal presidente Luciano Bonetti nei giorni scorsi sulla reale possibilità che la società non abbia i finanziamenti sufficienti per allestire la nuova squadra, è lecito anche guardare avanti e chiedersi che ne sarà della Foppa nella prossima stagione. È plausibile che l'azionariato popolare riesca a salvare una società in affanno. Il Volley Bergamo si è esposto, i tifosi si sono esposti. Ora si attendono risposte dagli sponsor, che al momento latitano, per sapere se le rossoblù hanno un futuro.